La cagna che aveva seguito Céline e la moglie dalla Danimarca morirà in Francia dopo anni. A un certo punto una mattina è voluta andare fuori. Volevo stenderla sulla paglia, lei non ha voluto. Voleva essere in un altro posto, nel lato più freddo della casa, sui sassi. Si è stesa con grazia, ha cominciato a rantolare. Era la fine. Stava nel senso del ricordo di dove era venuta, del nord della Danimarca, il muso rivolto al nord. È morta con due o tre piccoli rantoli, molto discreti, senza un lamento, in una posa davvero bellissima, come in pieno slancio, in fuga, ma sul fianco abbattuta, finita, il naso presso la foresta delle sue fughe. Ne ho viste d'agonie qua e là, un po' dovunque, mai di così belle, discrete, fedeli.